WD, anticipazioni riprese 402, nessuna. Federico vuole riprendere Carola. La seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne è avvenuta questo sabato 4 febbraio. Il blogger Pugnaloni fa sapere che Carola non si è presentata alle riprese, la corteggiatrice aveva abbandonato il programma nelle riprese del 3 febbraio dopo aver visto l'ennesima bella esterna tra Federico e Alice. Sabato 4 febbraio c'è stata una nuova registrazione di WD, che Carola ha saltato. Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi del dating show, infatti, riguardano la corteggiatrice che 24 ore fa si è autoeliminata dopo aver assistito alla romantica esterna che Federico e Alice hanno fatto durante la settimana. Prima di lasciare gli Helios in modo definitivo, Carpanelli ha chiesto più volte a Nicotera perché continua a rimandare la scelta se la maggior parte che i gesti che fa sono a favore della sua antagonista Barisciani. Il tronista ha ribadito che non manca molto alla conclusione del suo percorso, ma che non se la sente ancora di fare il nome della persona con la quale vuole fare coppia lontano dalle telecamere. Sentendo queste parole, Carola ha imboccato il backstage e non è più rientrata. Le riprese odierne di WD, dunque, si sono svolte senza Carola e con gli aggiornamenti di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore nei percorsi dei tre protagonisti del Trono Classico. Oggi Federico era in studio e ha fatto sapere che stasera stessa andrà a riprendere Carola, che ha puntato i piedi e non si è fatta vedere agli Helios. Le anticipazioni della registrazione di WD del 4 febbraio, però, riguardano anche le due troniste. Nicole è arrivata nel cast meno di un mese fa e sta ancora cercando di intraprendere qualche interessante conoscenza con i suoi corteggiatori. Mentre Lavinia naviga più o meno nelle stesse acque del collega Federico. La giovane sta uscendo in esterna con Alessio Campoli e Alessio Cordino da mesi ma. Quando è stata interpellata sulla scelta, anche oggi ha detto di non essere pronta perché i dubbi che superano le sue certezze. La protagonista del Trono Classico ha incontrato Cordino fuori dagli studi e tra loro c'è stato un bacio. L'atmosfera è tornata serena dopo tanto tempo, tant'è che durante un ballo i due si sono presi per mano. Un altro argomento portante della puntata odierna del dating show, è quello che si sono detti Ida e Riccardo. La dama ha chiesto alla redazione di poter parlare con l'ex fidanzato di quello che ha dichiarato in un'intervista al magazine della trasmissione. Platano ha reagito male alle parole che Guarnieri ha rivolto sia a lei che al suo compagno Alessandro. E per questo ha voluto un faccia a faccia davanti alle telecamere. La bresciana, dunque, è tornata in studio dopo circa tre mesi e l'ha fatto solo per mettere in chiaro alcune cose con l'uomo col quale ha vissuto un infinito tira e molla negli ultimi anni.